Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su One Punch Man, The Strongest Man, perché praticamente ho raggiunto il livello 30. E raggiungendo anzi, più che il livello, il rank, sarebbe meglio dire rank. E raggiungendo il rank 30 ho visto che si sbloccano delle cose eccezionali. Si sbloccano le missioni di Saitama, addirittura, dove potremo impersonificare Saitama. Quindi se guardiamo questo menu e clicchiamo su questa lente di ingrandimento, come potete vedere, possiamo impersonificare Saitama e guadagnare comunque delle ricompense, che sono queste qua elencate qui sotto. Abbiamo anche una piccola percentuale di possibilità di trovare anche delle chiavi particolari che ci permetterebbero di aprire in futuro dei forzieri con dei bonus, diciamo con dei premi bonus che bisogna ovviamente scovare. Devo dire che ho fatto già un paio di missioni di Saitama. E praticamente queste sono le classiche missioni di quando lui si ritrovava ad essere ancora di rango C e quindi aveva una missione settimanale da dover fare. Mentre invece qua vengono accumulate tutte in una volta, vi vengono praticamente scansionate tramite un SMS, che sarebbe per l'appunto il dispositivo degli eroi, quello per trovare le missioni e poterle per l'appunto fare. E poi successivamente ottenete la ricompensa per ogni missione che svolgete, che possono essere dalle più semplici alle più complesse come dei combattimenti, che però saranno ovviamente automatizzati in quanto Saitama è troppo forte e quindi sconfigge tutti tranquillamente con un pugno solo. È molto carina questa cosa perché vi permette di ottenere comunque tante ricompense, direi anche libri e strumenti che servono appunto per aumentare il livello sia delle skill e aumentare anche il livello della carta, il livello della qualità della carta dei vostri personaggi. E quindi devo dire che non sono così male queste ricompense. Sto andando avanti anche perché con il livello 30 ho sbloccato diciamo, il nuovo stage all'interno della mappa. Infatti, come potete vedere, sono già a 13 stelle su 30. Forse tra un po' riesco addirittura. Aspettate, vediamo se riesco addirittura a fare il livello, no, ancora qua ce ne vogliono 172, quindi ce ne sono parecchie, però non è un problema perché quando riuscirò ad arrivare a livello 35, cioè alla rank 35, si sbloccherà anche l'altro stage. Non ho fatto PvP, non ho fatto tantissime cose, ho fatto soltanto qualche missioncina, infatti come potete vedere ho l'energia praticamente bassissima ed è per questo che sto registrando questo video, proprio perché non sto facendo niente per il momento. Però una cosa la voglio fare e molto probabilmente vi porterò questo video in generale come tra virgolette video pool, visto che comunque altre, diciamo, altre cose nuove non ve le posso fare vedere al momento, perché al livello 30 ho sbloccato per l'appunto le summon, quelle speciali. Le summon speciali che, come potete vedere, contengono praticamente degli SSR che sono anche abbastanza fighi, tra cui quello speciale in edizione limitata che è per l'appunto Boros. Quindi avremo la possibilità di trovare Boros, cosa che mi sembra anche abbastanza complessa, dato che la possibilità di trovare un SSR è di 1,25. Non so se è addirittura più bassa di qua. No, 1,3 e là 1,25. Quindi penso che siano là con là le possibilità. Quindi abbastanza remote come possibilità di poter trovare qualcuno. Ho fatto la summon giornaliera sul banner gratuito e ovviamente non ho beccato niente. Volevo aspettare, a dire la verità, di ottenere altri 10 ticket per summonare qui, però come potete vedere ne ho soltanto 6 e se li volessi comprare dovrei spendere più gemme di quelle che ho, quindi per il momento devo aspettare. Magari faccio questo episodio anche registrandolo in più giorni, in modo tale da poter accumulare i ticket e poi pullare tutto in una volta. Quello che invece voglio fare è pullare sul banner di Boros con questi ticket neri, questi ticket nuovi, che praticamente, come potete leggere da qui in basso, praticamente hanno una durata limitata. Ecco, ora sono uscito nuovamente. Hanno una durata limitata. Qui invece adesso si possono scambiare i pezzi di puzzle. I pezzi di puzzle che si ottengono appunto penso da questi banner o comunque in generale dai vari banner ci possono permettere di ottenere forse i personaggi. Infatti, come potete vedere, qui abbiamo. Ah, ecco, qui abbiamo praticamente i nostri personaggi che possiamo dare praticamente, vedete, che ci valgono pezzi di puzzle che poi possiamo riscattare qui.
come potete vedere, per ottenere diverse ricompense. Vedete, qui ci sono addirittura ticket, forzieri, gemme, eccetera, eccetera. Quindi personaggi che magari non utilizziamo e che quindi vogliamo buttare via, possiamo, come potete vedere, darli sotto forma di ticket, vedete? E poi successivamente qui possiamo scambiarli. Questa è una cosa molto carina, perché comunque ci permette di scartare i personaggi che non utilizziamo, perché comunque personaggi che non utilizziamo ne abbiamo parecchi, però Spatent Rider, a dire la verità, non lo vorrei togliere. E ci sono tutti i personaggi che comunque, a dire la verità, non mi interessano più di tanto, però per il momento lasciamo perdere. Non voglio magari pentirmi di aver scartato diversi personaggi, anche perché pullare su questo gioco comunque risulta anche abbastanza complesso. Allora, facciamoci questa multisummon. Vediamo un pochino se la situazione è un po' diversa. Allora, una R e un SR addirittura finale, quindi neanche un SSR, peccato. Vediamo chi è. Abbiamo ottenuto. Bello, lui mi serviva a dire la verità. Anche perché adesso dobbiamo andare a vedere una cosa. Dobbiamo andare a vedere una cosa. Perché grazie a lui, che adesso ho ottenuto lui, devo vedere. Devo farvi vedere appunto una cosa. Dato che ho sbloccato precedentemente, esatto, la casa di Saitama, nella casa di Saitama è possibile depositare le action figure dei personaggi che noi abbiamo. Quindi quando noi summoniamo e otteniamo in qualche modo questo tipo di personaggio, voglio vedere che cosa succede. Ecco qua. Adesso che li ho dati tutti, forse non. Vediamo che cosa succede. Mi danno questi premi che però effettivamente non sono niente di che. Ah, quindi se possediamo, in questo caso, se avessimo posseduto anche l'SSR Vaccine Man, avrei potuto sbloccare magari qualcos'altro. Qui si sbloccheranno altri stage man mano che penso salirò di livello. E quando completate le varie pedane, come potete vedere, abbiamo delle stats che vengono aumentate. In questo caso abbiamo l'attacco, la difesa e poi non so che cosa, che aumentano di 120 punti l'attacco, 120 punti la difesa e 720 punti, effettivamente non so che cosa. Quindi, se avessi avuto anche questa SSR, probabilmente avrei sbloccato altre statistiche in più. Figo, interessante. Non abbiamo ottenuto ovviamente nessuna SSR. Sarebbe stato carino ottenere comunque delle SSR. E qua, come potete vedere, abbiamo diversi pezzi di puzzle che ovviamente possiamo vendere. Certo, quelli più rari non si possono assolutamente vendere. Noi possiamo scambiare soltanto quelli un po' più comuni. Qua nel frattempo abbiamo il miglioramento per Spatent Rider. Allora, miglioriamo Spatent Rider, portiamolo a una stella. Addirittura, anche se adesso Genos ha sbloccato una nuova passiva che mi permette di accumulare potenza, quindi potrei effettivamente anche evitare di utilizzare Spatent Rider adesso. Ecco, qui gli diamo un altro po' di difesa in più, visto che abbiamo queste altre tre medaglie. Non c'è nessun altro, sì, vabbè, ci sarebbe lui che posso portare avanti, e tra l'altro con Spatent Rider e Stinger nello stesso team mi permette appunto di ottenere del bonus, ovvero l'attacco del 10% in alto, che non è assolutamente male come cosa. Allora, diamogli innanzitutto qua un po' di bonus, qua aumentiamogli un po' di skill, ecco, aumentiamogli un po' il potere delle skill, e qua portiamolo su. Perché deve arrivare almeno a livello 20. Ok, saliamo. Tanto queste pozioni ne ho tantissime. Ah, ecco, adesso lo posso fare salire. Ok, Cap salito a livello 20. Andiamo ancora. Ecco, prendiamoci. Addirittura qui con 100K è possibile prendere. Qui lo possiamo fare salire ancora. Qui
Qui non lo possiamo fare salire più per il momento, però gli diamo ancora un bel boost alle statistiche. Qui mi servirebbero questo tipo di medaglie, che però l'energia ce l'ho abbastanza, ne ho abbastanza poca energia, quindi per il momento non riuscirei a fare nulla. Vediamo la squadra quale mi mette. Mi mette sempre questa. Spatent Rider preferisco metterlo dietro però per il momento. Quindi magari cambiamo così. Ok, penso che così possa andare assolutamente bene. Voglio vedere se metto lui e Stinger insieme. No, non mi fa nessuna animazione speciale per dirmi che hanno l'attacco in più, però vabbè. Ecco, adesso ho ripreso il bonus con Genos, che è esattamente questo, che aumenta la potenza d'attacco del 10% anche questa, quindi direi che non è assolutamente male. Vorrei trovare un altro tipo viola al posto di questo tizio. Non mi ricordo neanche come si chiama, a dire la verità. Perché magari con qualcun altro sarebbe anche meglio. Comunque, per il momento direi che posso lasciare così il tutto. Anche perché lui comunque deve aumentare. Perché qui, come potete vedere, devo avere delle caratteristiche. E se non sbaglio dovrebbe essere forse... No, qua non mi fa aumentare più niente. Questo quando lo sblocca? In realtà non lo riesco a capire. Perché comunque Genos ha già sbloccato questa sua abilità. Mentre invece lui ancora no. Ecco, dovrei arrivare a 60 con il totale delle sue skill. E però come faccio? Cioè, se non me le fa aumentare, come faccio? Perché vedete, a livello 30, vabbè, sono già a livello 30 come personaggio, quindi va bene. Però qua mi dice che devo andare a livello, cioè devo portare a 60 la potenza forse complessiva delle sue skill, ma non me le fa aumentare più. Vorrei sapere se questa si sblocca magari in qualche modo. Perché anche lui, vedete, stesso discorso, non capisco come sbloccare queste skill. Effettivamente è interessante questa cosa, perché non la capisco. Non la capisco, cioè ho gli ingredienti necessari, quindi libri e tutto necessario, però non riesco a capire come portarlo su. Boh, non lo so, magari si sblocca un po' più in là, vediamo. Non lo so. A questo punto veramente non lo so. Qua invece, questo a livello 31 si sblocca, quindi ancora nulla. Poi vabbè, questo è per cambiare la formazione. Ok, qui non c'è nulla che mi interessa al momento. Forse questo serve per cambiare la skill, quella principale. Infatti lui non ce l'ha. Lui sì. Tra l'altro lui ha una combo con... Ah, quel pugile è Bruce Lee, come lo chiamo io. Allora, abbiamo fatto un obiettivo, quindi prendiamo ancora esperienza. Ok, qui prendiamo un altro bel ticket. Andiamo a vedere adesso quante gemme. Oh, con 660 ne posso prendere altre 3. Allora dai, ok, facciamoci anche quest'altra summon. Vediamo chi riusciamo ad ottenere. Un SR. Ok. Di nuovo. Ma si possono ottenere doppioni?
Beh, un po' brutta questa cosa, a dire la verità. Un pochino brutta questa cosa. Cioè, io che già ce l'ho. Non ho capito, a dire la verità. Cioè, se io già ce l'ho. Cioè, se io già ce l'ho, vuol dire che. Cioè, lo posso riottenere? Ma che significa sta cosa? Cioè, non mi dà praticamente una cosa diversa? Beh, a questo punto dovrei un attimo investigare effettivamente su cosa. Dovrei investigare su questa cosa. Magari mi informerò, però per il momento non è il momento, magari. Allora, andiamo avanti. Allora, qui c'è una notifica, quindi vediamo cosa. Vediamo cosa possiamo fare qua, dato che abbiamo queste notifiche. Ok, qui ho ottenuto dei pezzi di puzzle. Ok, qui abbiamo ottenuto ricompensa. Ah, forse qui otteniamo le ricompense in base ai pezzi di puzzle che riusciamo ad incastonare, forse. Sì, mi sa di sì. Ok, poi qui possiamo rendere altre ricompense. Bene. Ok, per adesso abbiamo finito il limite. Qui che cosa c'è? Ah no, questo è. No. Ok, perfetto. Sono riuscito ad uscire in tempo. Grazie mille. Questo invece cos'è? Sono punteggi. Purtroppo io qua non capisco tante tante cose. Ok, questo non lo posso ritirare. Questo no, ancora non mi interessa. Queste sono tutte missioni che devo fare più in là, perché ancora non ho un team molto solido. Allora, parliamo con Genos. Vabbè, sì, ma la ricompensa non la posso accettare per ora, quindi lasciamo stare. Vediamo lo shop cosa c'è. Facciamo un po' di esplorazione. Vediamo un po' cosa troviamo. Allora, energia per 10k. Me la prendo. Perché no? Qui cosa c'è? A livello 35 si sblocca quello. Qui posso fare altre ricerche per ottenere delle ricompense. Queste servono per ottenere delle ricompense. Ecco qua. E se non sbaglio, poi alla terza dovrei, diciamo, sbloccare il mio boss, tra virgolette. Vediamo se è così. Ok, esatto, eccolo qui. Ho sbloccato praticamente il mio boss. Quindi lasciamolo lì. E per il momento da qua possiamo uscire. Ok, usciamo anche da qua. Qui prendiamo un altro ticket, visto che abbiamo fatto ricompensa. Qui cosa abbiamo? Ecco, prendiamoci questi bei volumi che mi servono per allenare i miei personaggi.
Vediamo se tu ti puoi potenziare, ma non credo perché hai sempre quel limite lì che non ho ancora capito come superare. Qui invece posso affrontare nuovamente lui. Allora, mettiamo il team più consono, dato che posso utilizzare soltanto eroi. Magari mettiamo lui. Ok, proseguiamo. Vediamo che cosa succede adesso con questo team. Anche perché di danni comunque ne subisco abbastanza poco. Anche lui attacca lì, perfetto. Ora il problema è che però li rievoca tutti. Infatti. Allora, qui mi servono persone che fanno danni. Ah, ouais. Perfetto. No. Anzi sì, invece sì, vediamo così questo lo sciotto. Ah, quindi non cambia niente, cioè anche se... Non cambia niente, ero convinto... Non cambia assolutamente nulla. Beh, buono a sapersi almeno. Cioè, non subisce completamente danno. Per uno non ne è evocato più. Vabbè, anche l'ultimo turno, effettivamente, quindi forse è anche per questo. Ah, ma non ha più lo scudo, guardalo. Boom, shottato. Ah, ce l'abbiamo fatta. Figo. Oh, stavolta siamo riusciti a sconfiggerlo, quindi... Fase numero 2, quindi forse qua è un po' più tosto. Utilizziamo lo stesso team a questo punto. Squadra che vince non si cambia. Forse devo colpirlo sullo scudo per dargli appunto questa sua debolezza, tra virgolette. Chiamiamola così, anche se forse debolezza è un po' troppo. Ecco, qua vedi, sono già un po' più resistenti. Ok, perché non riesco effettivamente a sfondare il primo muro. Proviamo ad attaccare così. Ok, già vedete, la prima difesa siamo riusciti un attimo a sfondarla. Adesso lui dovrebbe ricurarsi, esatto, manda gli altri cloni. Vedete, Spatent Rider effettivamente adesso con la passiva di Genos sta diventando un po' useless.
Si carica di nuovo. Ecco, provo a fare così. Vediamo cosa succede. No, così non va bene neanche. Forse lui può evocare fino a un tot di cloni, perché vedete, là appare 10. Aspetta, voglio vedere se riesco ad eliminare questi cloni. Cosa succede? Se mi aumenta quel counter là sopra in alto a destra. Ah, ecco, 9, sta diminuendo. Ah, ok, quindi lui praticamente ha dei... ha un tot di cloni che può spawnare. E dopo quei cloni poi non ne spawnano più e quindi riusciamo a sconfiggerlo. Ah, capisco. Quindi certo in base ai danni che riesco a fare, infatti vedete 69%. Qua mi servono giustamente i ticket che però non ho. Quindi altra esperienza e andiamo al livello 31. Ottimo. Adesso sicuramente ci spiegheranno esatto. Queste sono tipo le... Ah, l'equipaggiamento. Che figata. Ah, io adesso... Ora, ah, ho sbloccato. Ah, ecco, boss. Vediamo un po', questa è una cosa nuova, ragazzi. Io non. Diciamo è la prima volta che la faccio, quindi. Ok, non è difficilissimo come boss. Ma se glielo faccio a lui lo posso fare riattaccare? Sarebbe stato bello. Niente, ho sprecato un Justice Rush. Allora, shottiamo lui. Shottiamo lui. No, non l'ho shottato, va bene. Ah, ma ci sei dama anche qua. Oh, mi ha droppato qualcosa. Quindi posso sfruttare sei dama anche qua, effettivamente. Vabbè, ma non c'è bisogno, quindi. Ok. Vediamo cosa otteniamo. Ah, ok, abbiamo ottenuto un oggetto comune, tecnicamente. Questo che cos'è? Niente, non ci capisco nulla, ragazzi, quindi non lo facciamo. Dai, facciamo. Allora, facciamo una cosa, torniamo indietro, così queste cose me le esploro un po' per conto mio. Che direi essere anche meglio. Infatti, come potete vedere, gli equipaggiamenti possono essere dati a diversi personaggi. E poi, in base ovviamente a chi sconfiggiamo, otteniamo diversi tipi di equipaggiamento. Ok, questo è interessante come cosa. Vedete, ci sono meccaniche sempre nuove che si aggiungono e ogni volta è un casino. Perché poi devi andarle a capire, devi andarle a conoscere piano piano. Qui forse ho sbloccato nuovi livelli adesso. Sì, perché adesso sono a livello 31, quindi ho sbloccato nuovi livelli. Ok, questi poi ve li farò vedere con calma. Perché sono praticamente delle sfide. Sono delle sfide particolari. Ah, ecco, vedete, con quei gettoni possono aumentare l'esperienza dell'equipaggiamento. No, però a me per ora non mi interessa, perché sicuramente otterrò degli equipaggiamenti migliori. Quindi non voglio accelerare troppo le cose. Ok, perfetto. Perfetto, va bene. Direi che allora per questo video io mi fermerei qua, anche perché abbiamo registrato già parecchio. Mi controllo un po' queste cose, me le guardo un po' per conto mio. E poi ci rivediamo alla prossima, dove cercherò ovviamente di spiegarvi un po' il tutto. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.